Il 10 giugno 1940 il Regno d'Italia dichiarò guerra alla Repubblica francese ed alla Gran Bretagna, lanciandosi così, totalmente impreparato, in un conflitto che lo metterà in ginocchio. Il primo assaggio di questa sciagurata avventura si ebbe appena 24 ore dopo la dichiarazione di guerra. Nella notte, tra l'11 e il 12 giugno, le truppe inglesi presenti sul confine egiziano, con un audace colpo di mano, attaccarono i presidi italiani posti nel confine. Catturando un'ottantina di uomini e similando il panico nelle linee italiane. In quelle ore cadde Forte Capuzzo, mentre Forte Maddalena cercò di resistere all'assalto nemico. La rapida impresa fu eseguita magistralmente dall'undicesimo Ussari, un'unità estremamente mobile facente parte della settima divisione corazzata. Le autoblinde inglesi schiacciarono i reticolati posti al confine e dettero inizio alla lunga campagna d'Africa, che si protrarrà per circa tre anni, tra molti insuccessi e brutte figure da parte italiana. Nei giorni successivi, le autoblinde inglesi si rilevarono una spina nel fianco per i reparti italiani, incapaci di contrastarle efficacemente. Questo problema è alquanto singolare, i mezzi inglesi non erano di certo l'ultimo ritrovato della tecnologia. Questi ultimi utilizzarono in quei giorni principalmente due modelli, la Morris CS9 LAC e la Rolls-Royce 1924 Pattern Mark I. Mentre la prima era un modello abbastanza recente, anche se si tratta comunque di un telaio civile riadattato come la tua blinda, la seconda era un ammodernamento di un modello risalente alla Grande Guerra. L'armamento era pressoché identico per entrambi i modelli, essendo dotati di un fucile anticarro Boys, una mitragliatrice ebrienne in torretta e un lanciafumogeni. Seppur si tratti di un armamento alquanto modesto, la velocità di questi mezzi compensò ampiamente questa deficienza, rendendoli molto efficaci nel deserto della Cirenaica. Gli italiani cosa mesero in campo per contrastare efficacemente questi mezzi? L'Italia entrò in guerra senza un autoblindo in servizio. Questo fatto viene evidenziato da Mario Roatta e ripreso da Lucio Ceva e Andrea Curami. Ricordiamo che all'inizio della guerra l'esercito italiano non possedeva neppure un autoblindo ed aveva in servizio, in fatto di carri, solo il tipo L3 e quello M11. Vi era un programma per lo sviluppo e la produzione di un autoblindo, come ricorda lo stesso sottocapo di Stato Maggiore. Il programma esistente, in fatto di mezzi blindati, era il seguente. Costruzione di autoblindo, su ruote, a doppia guida, protette al tiro di fucileria, armate, per la maggior parte, con mitragliatrici del calibro 8, ed in piccola parte di una mitragliera da 20 mm. Vista la mancanza di una doblinda analoga ai mobili mezzi dell'undicesimo Ussari, cosa potevano utilizzare allora gli italiani? I mezzi inglesi dopo tutto erano alquanto vulnerabili. Una raffica di mitragliatrice Fiat Revelli modello 1935 a 300 metri poteva tranquillamente prenetare la corazza delle autoblinde. Il problema però nasceva nel contrastarle. Indicativamente il primo che individua e spara l'avversario, in un confronto tra mezzi corazzati o blindati, risulta quasi sempre vittorioso. I mezzi italiani utilizzati in quel momento, parliamo del famoso L3, avevano un'inferiore mobilità rispetto alla controparte britannica e soprattutto offrivano una visibilità davvero ridotta ai due membri dell'equipaggio, rendendoli ciechi di fronte al nemico. L'L3 quindi non poteva svolgere efficacemente né il suo ruolo esplorante né poteva contrastare efficacemente eventuali attacchi nemici. Perciò si ripresentò la necessità di una tublinda capace di colmare questa disastrosa mancanza nei nostri arsenali. In realtà, riprendendo il discorso di Roatta e Am Ampliandolo, possiamo notare che vi era già in studio un autoblindo da parte del connubio Fiat Ansaldo. Il mezzo fu sviluppato sia per soddisfare le richieste dell'esercito che quelli della Polizia Africa Italiana. Originariamente il mezzo fu sviluppato nel biennio che va dal 1938 al 39, venne mostrato al pubblico nella primavera del 39 durante l'inaugurazione di Mirafiore e fu successivamente accettato per la produzione in serie il 18 marzo 1940 ed ordinato in 176 esemplari, di cui 54 erano destinati alla Jugoslavia. Scoppiata la guerra, l'ordine dell'esercito aumentò a circa 239 esemplari, raddoppiando così la richiesta iniziale, considerando anche il fatto che i mezzi destinati all'estero saranno reindirizzati al reggio esercito. Il mezzo iniziale, denominato AB40, entrò in servizio nella primavera del 41, dimostrando già i propri limiti. Questo veicolo era dotato di una buona mobilità, grazie al discreto motore da di 80 cavalli, le quattro grosse ruote motrici e tutte e quattro sterzanti ed i doppi comandi. Per quanto riguarda l'armamento, già prima del la consegna ai reparti, fu deciso di cambiarlo perché considerato inadeguato. Come vedremo questo problema si ripresenterà in seguito, non solo per i progettisti italiani, ma anche per tutti gli eserciti coinvolti nel conflitto. La torretta del mezzo inizialmente ospitava due mitragliatrici Breda modello 38 da 8 mm in composizione binata. Fu deciso però di sostituirle con almeno un pezzo da 20 mm. In origine solamente una piccola parte del lotto ordinato doveva montare il nuovo armamento, ma poi in seguito fu deciso di montarlo. Su tutti i veicoli già prodotti e su quelli in produzione. Dato che il pezzo da 20 mm di fabbricazione Breda non poteva trovare posto nell'angusta torretta del mezzo, fu deciso di montarlo su una nuova torretta, fortemente ispirata a quella dell'L6. Dopotutto, i tempi per la progettazione di una nuova torretta furono abbastanza tirati e si utilizzarono le conoscenze pregresse per raggiungere in poco tempo l'obiettivo. Per supportare queste affermazioni, Ceve e Kurami portano un interessante spezzone di una lettera dell'ingegnere Rossini indirizzata al generale Cadorna. Quest'ultimo infatti lamentava lo scarso armamento delle blindo. Vogliate tenere presente, Reggio Generale, che la specifica originale dello Stato Maggiore per la B41 contemplava il solo armamento di due mitragliatrici da 8 mm. Solo dall'inizio della guerra fu deciso in fretta e furia l'installazione dell'arma da 20 mm, che essendo più grande ed ingrombrante, ha richiesto una soluzione di compromesso. Come vediamo, la necessità di un armamento adeguato alle circostanze del teatro nordafricano portarono all'inizio gli italiani a mettere sul campo una blindo dotata di un armamento superiore alla controparte britannica. Anche le blindo tedesche entrarono nel frattempo nel deserto libico, anch'esse armate in maggioranza con una mitragliera da 20 mm. Gli inglesi, trovandosi così in una posizione di inferiorità, decisero di sostituire sul campo i loro pezzi Boyce o le loro mitragliatrici Besa da 15 mm con i pezzi da 20 o da 47 mm catturati all'armata di Graziani, nell'attesa che dalla Madrepatria arrivassero nuovi mezzi blindati dotati dei pezzi da 40 mm. Con il prolungarsi del conflitto, la richiesta di una blindo armata da un pezzo da 47 divenne sempre più impellente, considerando anche il fatto che il pezzo da 20 mm si dimostrava via via sempre meno efficace. Contro i nuovi mezzi britannici. Dai ritorni d'esperienza si notò che i doppi comandi, le rote di appoggio e la mitragliatrice in caccia, utili in un ambiente urbano, erano pressoché inutili nell'ossico terreno nordafricano. L'Ansaldo quindi iniziò lo sviluppo di un nuovo modello caratterizzato da delle linee più razionali e dalla rimozione di quegli organi superflui che abbiamo citato prima. La corazzatura frontale era ora costituita da un'unica parete inclinata che consentiva una maggiore capacità di deflettere i colpi avversari, un maggiore spazio per l'equipaggio. Senza gravare eccessivamente sul peso complessivo del mezzo. Presentato nel maggio del 1942, il primo prototipo uscì dalla fabbrica il 7 novembre dello stesso anno, pronto per raggiungere il centro studi di esperienze della motorizzazione. Centro che non raggiungerà mai. La B-42 era dotata sempre di una mitragliera breda da 20 mm, posta in una nuova torretta, più bassa e larga della precedente. Restava quindi il problema dell'armamento. Sempre Cev e Kurami ci riportano alcune parole che l'ingegner Rosini dell'Ansaldo rivolse al generale Cadorna in merito. Il mio tecnico, signor Bigi, mi ha riferito che voi ritenete opportuno l'armamento di una liquida di autoblind col cannone da 47. Evidentemente ciò corrisponde ad una necessità imprescindibile ed da attuale data la recente dolorosa esperienza. Per vostra opportunità, vi segnalo che per incarico dell'ispettorato Truppe Motorizzate e Corazzate abbiamo già in corso di studio l'armamento della B-42 col cannone da 47-40. Per la B-41 la questione si presenta più difficile. Come si evince dallo spezzone di testo appena letto, vi era già in studio l'adozione del pezzo nei nuovi modelli, mentre era verosimilmente improbabile l'adozione di tale pezzo negli AB-41 esistenti. I primi esperimenti. Fatti quasi in contemporanea allo sviluppo della B-42, portarono alla creazione di un nuovo mezzo assai singolare. Sotto la supervisione dell'ispettorato truppe motorizzate e corazzate, l'Ansaldo sviluppò un nuovo modello, privo di torretta, dotato di un pezzo da 47-32 scudato in barbetta, installato su una fusta a candeliere in un ampio vano di combattimento a cielo aperto. Il mezzo era basato sull'autotelaio 42, da non confondersi con quello della B-42. Il mezzo non era dotato, come quest'ultimo, di doppi comandi dei serbatoi osilari, della mitraietrice in caccia, ma manteneva le linee generali della B41 e la sua motorizzazione. Le ruote sterzanti furono ridotte solamente alla coppia anteriore rispetto alle quattro ruote sterzanti del modello precedentemente citato. Furono ridisegnate le fiancate laterali per ospitare il nuovo vano di combattimento. L'equipaggio era composto da tre carristi, pilota, servente e comandante. Questi ultimi due prendevano posto all'interno del vano di combattimento e maneggiavano l'armamento principale. Non era prevista nessuna mitragliatrice per la difesa ravvicinata del mezzo. Il munizionamento era molto ampio, infatti il mezzo poteva ospitare 100 granate poste alle spalle dei serventi ed all'interno del mezzo. Il mezzo fu presentato nel dicembre del 42 e completato nei primi del 43, ma fu accantonato. Probabilmente, come suggerisce Pignato, il motivo per cui non fu accettato fu probabilmente per il suo profilo spiccato, essendo dotato di una sagoma eccessivamente grande. Aggiungo che la soluzione di montare un pezzo in un vano di combattimento a cielo aperto metteva in serio pericolo i membri dell'equipaggio vulnerabili al fuoco di fucile avversario al fuoco di artiglieria e al fuoco degli aerei nemici. L'esperienza maturata nello sviluppo del mezzo fece comprendere all'ingegner Rosini la necessità di adottare il pezzo in torretta. Perciò si modificò a dovere la torretta della B-42, dotandola, come citavo lo spezzone citato precedentemente, di un cannone da 47/40. La stessa sarà montata su una tutelaio 42 dando vita alla B43. Il mezzo sarà presentato e successivamente ordinato in due versioni. La prima è quella di cui vi abbiamo appena parlato, la seconda manteneva intatta la torretta della B-42, tornando quindi alla vecchia mitragliera da 20 mm. A fine luglio del 43, delle 300 blindo ordinate, non ne fu consegnata nemmeno una ai reparti. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Lasciate un like ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!